Ringrazio Roberto, se mi sentite bene, ringrazio tutta l'organizzazione di CreativeMornings per averci invitato e ringrazio voi per la fiducia a quest'ora della mattina, che comunque è importante per noi. E io mi presento, sono Stefano e sono qua a rappresentare un gruppo di altri 7 architetti. E, come ha detto Roberto, siamo a Roma. E abbiamo tutti iniziato nel nostro periodo universitario, quindi eravamo studenti. Abbiamo voluto fare quello scarto dall'essere studenti a mettere in pratica poi delle esperienze a cui siamo stati abituati in dei periodi che abbiamo vissuto all'estero. E siamo qua per parlare un po' all'interno di questo macro tema ethics, che è un po' complesso, però abbiamo cercato di dare un taglio in cui affronteremo diversi progetti, diversa scala, di diversa natura, però in cui l'impatto sociale è sempre al centro di queste sperimentazioni. Giusto una parola sulla copertina, è un po' questo. La sfida è quella, cioè di fronte una realtà e un mondo dell'architettura e dell'edilizia che presenta dei prodotti, come vedete quello dietro, al di là del volume che vedete uscire, quello dietro, e poi delle sperimentazioni che si muovono in dei territori un po' più sospesi, più sperimentali. Quindi questo è quello che faremo un po' nella prossima mezz'ora. Questi siamo noi, in un cantiere. E la cosa che ci contraddistingue appunto è questa continua sperimentazione attraverso l'opera dell'autocostruzione, che è una costruzione nostra, una costruzione insieme ad abitanti, insieme ad altre professionalità che ci raggiungono nei luoghi dei progetti e ci permette un po' di fare dei test rispetto ai nostri progetti. Poi vedremo più avanti come l'affrontiamo. Partiamo da quella frase con cui ci siamo presentati, qual è il ruolo dell'architetto. Appunto, il problema che ci si è posto quando studiavamo e poi quando siamo entrati nel mondo professionale è in che modo noi dovremmo rapportarci ad una realtà che comunque non sentiamo vicina a dei temi che poi viviamo quotidianamente, sia come cittadini che come professionisti. Quindi la nostra visione un po' del ruolo dell'architetto è questa persona che rilegge la città, cerca queste correnti nascoste, cerca di mettere in sinergia. Ora vediamo in che maniera. L'idea che chiude tutto è l'idea questa dello scarto. Lo scarto che ha diversi livelli, cioè lo scarto materiale. Ieri ne parlavamo quando sono arrivato. In una città, pensate a una città come Roma, con tutte delle presenze culturali grandi, con dei grandi ricambi di allestimenti, di eventi, non potete immaginarvi quanto materiale venga usato una sola volta e poi finisca invece non riutilizzato oppure preso senza nessun diritto da ditte di smontaggio. Quindi siamo partiti dall'intercettazione di questi materiali che potevano essere utilizzati per questi progetti. Poi passare a una mappatura degli scarti urbani, cioè quegli spazi che ovviamente non rientrano più all'interno di dinamiche o sono entrati nell'inconscio collettivo, e quindi era un territorio in cui questi due scarti potevano entrare in sinergia. Ultimo poi lo scarto, quello dell'immaginario collettivo, alcuni usi più tradizionali, meno tradizionali, per trasformare un po' lo spazio pubblico e dargli un programma che sia davvero poi di interazione nella comunità che lo vive. Questo avviene attraverso diversi tipi di progetti, delle azioni molto più temporanee che hanno un obiettivo come di dare una scintilla all'inizio di un progetto, delle infrastrutture, poi infrastrutture a scala molto differente, che però servono da base architettonica, progettuale, per lo sviluppo di altri progetti che poi invadono altri campi della ricerca.
Invece degli allestimenti, invece delle sperimentazioni sulla produttività, questo è qua vicino, è un planificio che si trova a Biella, in cui abbiamo costruito questo laboratorio di falegnameria di autoartigianato per un concorso. E poi la forma del workshop, che è una forma molto allargata, una forma di scambio di conoscenze, di abitare il posto, di integrazione di competenze. Qual è la cosa che poi lega tutte queste... questa sperimentazione? Il valore del temporaneo, ma non il temporaneo come di breve durata, ma come stratificazione di esperienze che poi hanno un significato al luogo, è un po' quello, quindi non è una questione di mettere e togliere un progetto, è una questione di capire se un progetto funziona, se può essere ampliato, se abbiamo fatto un errore, perché in alcuni casi, anzi, succede che abbiamo una percezione di uno spazio, sbagliamo e quindi dobbiamo tornare indietro per capire invece quale possa essere un intervento più utile per quello spazio. E il valore del temporaneo ci aiuta anche a fare i passi indietro che, diciamo, la generazione precedente alla nostra non ha fatto e ci ha lasciato in eredità. La costruzione quindi è questo, quindi ci permette di testare il terreno, provare le reazioni, ampliarle, modificarle, provare nuovi programmi. Il terreno su cui ci muoviamo ovviamente è il terreno del conflitto, questa è una classica scena romana. Vi è dato sostare con cicli e motocicli e vi è dato giocare a palla. Cicli e motocicli ovviamente sono tutti parcheggiati lì. Se voi provate a giocare a palla vi bucano il pallone. Questo è il conflitto di cui parliamo e di cui poi dobbiamo andare a rendere conto. Ora affronteremo tutta questa serie di progetti attraverso alcuni processi, alcune azioni. Partiamo dalla prima, che è superare i limiti. Quando lo spazio pubblico ha un problema di accessibilità. Un progetto praticamente nel centro di Roma, questo borghetto, quest'area informale che si è creata negli anni 60 è esattamente dietro San Pietro, quindi poi il concetto di periferia che ora viene abbastanza divulgato è un concetto un po' ambiguo, anche perché siamo esattamente dietro il Vaticano, quindi non è assolutamente quello che viene intesa come una periferia rispetto alla distanza dal centro. È un parchetto che ha una storia abbastanza complessa, di case informali che sono state demolite per poi essere spostate in edilizia economica e popolare, diciamo nei palazzi degli anni 60-70, ed è rimasta nella memoria collettiva questo spazio dove c'erano le case dei nonni, delle persone che ora vivono vicino a quest'area. C'è un problema di accessibilità e noi con un workshop internazionale all'interno di un format che si chiama Eco Week abbiamo per questa settimana creato questo nuovo ingresso, partendo prima dal recupero di tutti degli allestimenti che c'erano in quel momento a Roma e poi con la creazione di questo nuovo accesso che ha poi portato a alcune giornate di riattivazione di quello spazio, però che è stata limitata in quel periodo di tempo, anche perché questa poi è la questione. Una cosa è dare la scintilla all'interno dell'area, però se non c'è un progetto di continuità, poi molte cose siamo consapevoli che rimangono fino a se stesse. Però noi come progettisti possiamo essere sia promotori che costruttori, però se non abbiamo, se non operiamo in un contesto in cui abbiamo anche altre realtà che portano avanti con noi il discorso, la questione diventa molto più complessa. Passiamo invece a un altro tipo di progetto, abitare le soglie. Sempre in questa urbanizzazione, in queste dinamiche, si creano all'interno degli spazi abitati delle aree di confine, delle terre di nessuno a cui è difficile dare una connotazione. Quindi abbiamo voluto, alcune volte lavoriamo su questo tema. E questo è stato il primo intervento, più ampia scala abbiamo realizzato. Questo è il Forte Prenestina, che è un centro occupato di cultura indipendente da 30 anni a Roma. E fa parte dei forti che sono stati costruiti a fine 800. E tra la città e il forte c'è una grande zona di buio, una grande zona di niente, in cui si attraversa solamente per entrare nella realtà del Forte Prenestino. Quindi abbiamo deciso di lavorare su questa soglia che non aveva poi un suo significato vero e proprio. Allora, insieme al Maxi, all'Università Sapienza, è un collettivo di Madrid chiamato Todo por la Praxis, abbiamo un po' capito in che maniera poter trasformare quell'area. Abbiamo assecondato la sua natura di arena e abbiamo aperto un workshop a 30 studenti partendo da una base costruttiva. Ecco, il valore del workshop è questo, non è avere persone che costruiscono per te, ma è lasciare
un modulo costruttivo e lasciare sperimentare a delle persone che poi hanno magari più competenze, perché possono essere architetti, appassionati, la possibilità di sviluppare poi in gruppi il proprio progetto. Una settimana di workshop che ha poi affrontato anche un altro tema, quello del buio di quell'area. Quindi c'è anche un sistema attraverso il riciclo, prima di tutti i materiali di legno che sono appartenuti a un'installazione che c'era al Maxi, che abbiamo smontato, stoccato e recuperato. E poi la questione delle luci è stata la nostra prima sperimentazione con questi fusti di birra artigianale che sono usa e getta, siamo Kick Egg, che poi abbiamo affrontato maggiormente nel tempo, che hanno restituito lo spazio in questa maniera. Questa è una foto del quotidiano alcune settimane dopo. E questo ci teniamo perché, vedete, questi sono passati 2 anni dal nostro intervento, quindi qua era nel 2012, questo è il 2014. La città si è impossessata dello spazio. È uno spazio, comunque il Forte Prenestino è un centro di realtà abbastanza eterogenee. E noi comunque siamo contenti sia così, il Forte Prenestino se ne è presa cura e ora anzi è stato sistemato, però va bene anche che sia così. A noi vedere questa scena qua in uno spazio dove prima non c'era nessuno ci fa capire che comunque quell'intervento ha un valore e potrebbe essere la base per continuare quel tipo di progetto. Un altro tipo di approccio con cui lavorare, narrare. Prima parlavamo di inconscio collettivo, quindi in che maniera riuscire in così poco tempo a scardinare dei meccanismi che sono ormai insiti nella testa e nella visione del cittadino di un'area. Quindi usare la narrazione è un po' uno stratagemma, è un po' un accompagnare all'interno di un percorso di riattivazione le persone che lo vivono. Questo era un progetto che c'era stato richiesto per Festart Club di Abitare a Terni. Ci hanno chiesto di fare un palco. Quindi poi ci sarebbe stata la questione che quando non c'era, dovevano ospitare una serie di eventi. Quando poi non ci sarebbero stati eventi, c'era la questione che è la cosa più brutta, vedere un palco vuoto. Quando vedi in una piazza un palco vuoto e poi dici va bene, ma allora quando non ci sono gli eventi cosa funziona? Allora abbiamo giocato un po' su questa cosa e trasportando l'idea del tangram, questo rompicapo orientale, abbiamo creato questa struttura che potesse ospitare diversi tipi di eventi. Sotto sono tutte ruote che abbiamo smontato da dei cassonetti, mentre sopra purtroppo non siamo riusciti. Ad esempio, questo è un tema, no? Lavorare con materiale di riciclo non è né più facile né più economico, perché vuol dire che c'è una fase di recupero che è molto più ampia. Quindi quando poi non ci riusciamo, ovviamente questi sono l'unica parte riciclata di questa installazione sono le ruote che ci sono sotto, però sopra, come vedete, il materiale, questo è nuovo, quindi questo è anche il tema di lavorare con riciclo, è un tema abbastanza complesso. Ovviamente poi durante il giorno questa struttura ospitava eventi informali, come eventi formali del festival, però il gioco faceva parte poi di questa narrazione, di questo utilizzo dello spazio. Cambiamo totalmente tema, sempre sul tema della narrazione, in Austria, a Graz, siamo stati invitati allo Stirischer Herbst, autunno stiriano, che è un festival d'arte che da 30 anni lavora su nuove forme artistiche di interazione. E, il festival ci ha chiesto di occuparci dell'allestimento del Festival Center. La cosa era questa, un museo storico poco visitato, si chiama Graz Museum. Il tema del festival è heritage, quindi cosa una generazione lascia in eredità alla generazione successiva e qual è quindi la cosa la nostra generazione lascerà in eredità alla generazione successiva. Allora noi un po' speculativamente abbiamo lavorato sul tema dell'eredità e abbiamo preso come contesto narrativo i viaggi spaziali degli anni 60-70. In quel periodo sembrava che noi potessimo colonizzare la Luna, andare in giro a camminare con il cane sulla Luna. Cosa ci ha restituito però a distanza di 50 anni? Che io sono con un telefonino qua a cambiare le slide. Quindi cioè, la tecnologia che doveva portarmi sulla Luna ha avuto un'eredità indiretta che è quella di aver sviluppato delle tecnologie che poi mi aiutano nel quotidiano. Quindi è questo il concetto che c'era dietro questo progetto spin-off. Cioè il fatto di dire come il processo ereditario è diventato per la nostra generazione un processo attivo e non passivo, non di ricezione esclusiva, ma di interazione rispetto agli elementi che ci vengono forniti dalla generazione precedente. Quindi tutto si basava su questo. L'intero museo quindi è stato trasformato in una stazione spaziale, con
più o meno elementi di interazione e ovviamente non abbiamo voluto mancare di occupare un pezzo di spazio pubblico, abbiamo costruito un razzo di 7 metri all'interno di una piazza con cui c'era un contatto diretto con una videocamera con l'interno del museo, quindi si è creato un meccanismo di interazione spontanea. E diciamo il popolo austriaco non è famoso per essere un popolo interattivo, diciamo, quindi questi piccoli stratagemmi poi aiutano uno spazio a vivere. Ora questo vedete lo spazio il giorno della chiusura del progetto. Ovviamente è uno spazio dove ospitare diversi tipi di eventi, doveva esserci un bar, doveva esserci delle conferenze, quindi poi doveva esserci anche un club perché c'erano anche fare le serate, c'erano anche dei DJ, quindi poi doveva vivere di spazi specifici. E questa era un po' l'idea che ci ha accompagnato. Questo è poi il razzo con cui vedete si poteva comunicare esattamente con il dentro del museo. Generare comunità, questo è il tema che ci sta più a cuore, anche quello più complesso perché ha bisogno di una continuità progettuale abbastanza grande e abbastanza a lungo termine. Ve lo presentiamo con un progetto che abbiamo fatto a Milano, anzi precisamente a Cinisello Balsamo, un progetto che era nato come un progetto di arte pubblica in cui i cittadini mappavano attraverso un portale di geolocalizzazione le loro idee sulla città. Ovviamente le idee sono sempre quelle che ci immaginiamo, cioè avere uno spazio dove portare i figli, avere uno spazio dove poter passare un pomeriggio, quindi telefonata. Attacco? Quindi prima abbiamo portato avanti un percorso, prima abbiamo selezionato quali erano le idee, qual era il quartiere che ci poteva interessare come progetto di progettazione, poi di un processo di progettazione. Quindi abbiamo fatto una residenza lì che è durata un mese estivo e abbiamo iniziato a lavorare con la costruzione. La costruzione però diventa uno strumento di coinvolgimento. È difficile poi, bisogna trovare sempre quello stratagemma per entrare, non in confidenza. Sì. Non in confidenza, ma trovare un mezzo per entrare in contatto. E alla fine vedere un architetto che sta là insieme a te a costruire delle prime cose, stiamo costruendo delle piccole strutture per una cena di quartiere. Quindi ti aiuta un po' No, riattaccato da solo. Quindi, diciamo, in tutto questo mese estivo abbiamo costruito delle piccole cose con dei materiali riciclati che potessero fare delle piccole attività e far capire qual era il potenziale di questa piazza. La piazza aveva già una storia sua particolare perché, come detto a terra, non so se si capisce, ma in origine era un rivenditore di auto, quindi uno spazio privato, che un comitato di quartiere ha preso in gestione con una delibera fatta in giunta specifica su quest'area, in cui quindi per la prima volta uno spazio privato viene dato in gestione a un comitato di quartiere che se ne incarica completamente della responsabilità complessiva. Quindi diciamo il territorio c'era, il terreno c'era e noi abbiamo utilizzato alcuni nostri strumenti progettuali, perché noi comunque rimaniamo architetti, per dare più mezzi a una comunità che comunque voleva crescere. E quindi dopo questo mese di residenza abbiamo poi sviluppato un progetto. Questa è la cena di quartiere, sempre piena la cena di quartiere, eh? Il cibo funziona sempre bene. Abbiamo poi sviluppato un progetto che l'anno successivo abbiamo costruito aprendo un workshop nazionale. Ci hanno raggiunto 30 studenti da tutta Italia. Perché un workshop con delle persone che non sono del posto, oltre alle persone del posto, perché poi la fortuna in questo caso è stata che c'erano degli ex muratori che erano rimasti disoccupati e quindi che poi si sono sentiti da una parte gratificati nel restituire uno spazio del proprio quartiere, dall'altra perché comunque uscivano dall'impasse del quotidiano in cui non riuscivano a fare niente. Quindi anche questo fa parte poi del processo di riattivazione. Perché gli studenti? Perché 30 persone che finiscono scaraventate in una piazza che per 30 anni ha vissuto la stessa dinamica servono a scardinare alcuni meccanismi e lo fanno poi di conseguenza, oltre a costruirlo. Il cantiere ovviamente, ora questo è un altro tema, come fare un cantiere nello spazio pubblico è un tema un po' particolare perché ha delle dinamiche, delle responsabilità che si prende in primo luogo il progettista un po' grandi, però diciamo che
il buon senso alla fine, soprattutto nelle piccole realtà, la fa da padrone. Diciamo, il buon senso nelle piccole realtà e un po' di anarchia nelle grandi realtà, perché poi comunque è un territorio abbastanza complesso, poi, soprattutto Roma, da controllare. 2 settimane che poi hanno restituito uno spazio che così era nel 2014, così era nel 2015 e così era qualche giorno fa, quindi c'è stato il carnevale del 2016. Quindi uno spazio che comunque doveva vivere per 3 anni, 2 anni e mezzo, perché su quest'area c'è un grande progetto di pianificazione urbana. Là, esattamente dove vedete quella struttura in calcestruzzo dietro, quella era un'ex discoteca latinoamericana che si chiama Copacabana. Là dovrebbe comparire un grattacielo di 30 piani. E, diciamo, il progetto è stato già approvato e tutto. L'area è di proprietà di un privato e allora noi, facendo questo progetto, ci eravamo inseriti in un buco temporale, spaziale, che poteva essere utile alla comunità per diventare più forte, per diventare un attore vero all'interno delle decisioni del piano. Ora, tra un mese scade la concessione per questo spazio, quindi noi siamo i primi curiosi a vedere cosa succederà, se compare. In realtà già non compare perché non ci sono né i soldi né la. Però ecco, siamo curiosi di capire in che modo il comune reagisce a una situazione del genere. E anche un po' quello poi, inserire delle infrastrutture, come dicevamo prima, per poi inserire delle infrastrutture che poi vanno a scardinare dei meccanismi sia politici sia sociali. Rendere pubblico, un altro tema, un tema un po' complesso, e questo è proprio il tema dell'infrastruttura di cui volevo parlarvi. Siamo dentro il Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo di Roma, quindi abbastanza, una realtà abbastanza consolidata. Il concorso YAP, Young Architects Program, che è un concorso portato avanti dal MoMA PS1, che 5 anni fa ha deciso di portarlo anche in Europa. Il Maxi è la sede europea, quindi siamo stati invitati per questo concorso e questa è stata la nostra proposta di concorso, si chiamava 8 e mezzo. Abbiamo vinto il concorso e quindi siamo partiti con la costruzione del progetto. Ci trovavamo quindi in uno spazio che non è né pubblico, perché questa è Piazza Boetti, dietro, vediamo se siete subito dopo. Vabbè, dove vedete ci sono quelle scale che salgono, dietro c'è una cancellata, la cancellata del Maxi, quindi questa è tecnicamente una piazza privata del Maxi, anche perché in origine su questa piazza qua c'era un altro pezzo dell'edificio del museo. Rendere pubblico perché? Perché uno spazio che comunque in quell'area non ha poi una sua connotazione specifica, con un'infrastruttura del genere fa da supporto per la nascita di eventi. Alla fine il target del progetto e del concorso era creare uno spazio che ospitasse gli eventi estivi formali e informali. Noi abbiamo continuato la sperimentazione con quelle sfere di plastica di cui parlavo prima, le key keg, che sono queste ampolle dove si tiene la birra, tutta la birra che voi bevete. Praticamente l'80% della birra che bevete artigianale viene stoccata dentro questi fusti qua, che sono dei fusti però usa e getta. Cioè, finita la birra, che per pressione finisce, sta in questo sacco d'alluminio qua, questo si butta. Immaginate quanti di questi in una città vengono buttati. Allora noi in un mese prima del progetto li abbiamo recuperati da tutti i birrifici romani e poi abbiamo fatto un workshop specifico per la trasformazione di queste key keg in luci. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era trasformare queste key keg in un media pubblico, cioè una parete luminosa a controllo dinamico, quindi c'era una macchina nascosta dentro uno dei corpi che vedete là dietro, in cui avevamo disegnato delle grafiche perché ogni palla era controllata, in cui si potevano fare scritte, grafiche. Quindi questo è poi il significato dell'upcycling, che poi purtroppo non c'è una parola italiana, che non è un riciclo, ma la trasformazione in un'altra cosa di un materiale. Come vedete, 8 e mezzo, quindi era una parete, era un'arena, che aveva due fronti in cui si potevano fare diversi tipi di eventi, ma anche vivere la quotidianità tranquillamente. Magari un'altra volta vi racconto un po' com'è passare dallo spazio pubblico allo spazio museale, che sembra qua è stato quasi più complesso, però ci ha dato grande soddisfazione alla fine, anche perché abbiamo fatto un mese di cantiere al Maxi. Come vedete, viene utilizzato tranquillamente, c'era un accesso libero
al piano superiore potesse essere usata da infrastruttura per gli spettacoli. Ogni ora c'erano delle fontane, quindi dopo il primo mese che le mamme hanno capito che funziona così, i bambini arrivano direttamente in costume. Questo quindi era per la gioia della Melandri, arrivano direttamente in costume. E poi vivevano lo spazio nella maniera che volevano. Vedete, questa era l'arena di cui vi parlavo prima, quindi questo vuol dire che è un palco bifronte che può essere usato per diversi tipi di evento. Questo è un evento serale all'interno, questo è un evento serale all'esterno. E la parete poteva essere, vedete, ora posso sovraesporre la foto, però la parete poteva avere tutte le... Lì c'è scritto 8,5, non so se si legge. Però ecco, poi diventava un famoso così, landmark, però diventava un modo per attirare l'attenzione per diciamo, intrattenere le persone. Apprendere e insegnare, ve lo racconto attraverso un workshop del 2014 in Germania, a Darmstadt. Darmstadt, questa è la Mathilde Hohe, la residenza d'artista fatta dal Duca di Essen per creare la nuova arte del XX secolo. E, diciamo, questa è l'area dove c'erano state tutte le residenze d'artista, Obrich, i primi padri del modernismo. Hanno passato del tempo qua per poi sviluppare dei prototipi, costruirli, distruggerli. E avevano la parte delle loro residenze e la parte del workshop dove lavoravano. Uno studio di Berlino decide di prendere un'area che era rimasta vuota ed invitare 10 studi da tutto il mondo per iniziare a trasformare questa Ostang, che era questa discesa verso est che sta esattamente dietro l'edificio principale della Mathilde Hohe. Gli studi sono, non so se si vedono bene, sono un po' questi, c'erano persone dal Sud America, c'era il Giappone, parecchi europei. Insomma, mettere insieme 10 realtà che lavorano sulle dinamiche dello spazio pubblico per far scattare la prima scintilla di uno spazio e vedere cosa succedeva. Il festival si chiama Building Together e sarebbe seguito poi da un festival di filosofia che si chiama Living Together, che affrontava proprio il tema che vuol dire vivere insieme, che qual è il significato di comunità. Il processo è durato un anno di preparazione, lo sviluppo di diversi tipi di progetti, c'erano un ingresso, la cucina bar, la main hall per le conferenze, le cabins dove dormivano gli artisti in residenza, una workshop area, diciamo era un progetto abbastanza diversificato. Per un mese c'è stato un cantiere aperto, ci sono venuti 100 studenti da tutto il mondo, oltre a raggiungerci per 3 giorni professionisti dell'area, della dimensione allargata del lavoro sull'architettura pubblica e sull'arte pubblica, che poi ha portato alla costruzione delle strutture che a distanza di 2 anni sono state modificate, ma sono tuttora là. Questo è l'ingresso. Ognuno poi ogni studio invitato aveva un suo modo di approcciare il tema abbastanza particolare. Questo, giusto per raccontarvi, è uno studio di Stoccarda, siamo un Schichten, e lavora non sul recycling, ma sul pre-cycling. Cioè loro prendono in prestito dalle aziende dei materiali, non li toccano, non li distruggono, li assemblano, dopo finita la loro opera li smontano e li restituiscono. Quindi anche questo è un processo interessante. Workshop area costruita smontando delle macchine, la main hall che comunque era quella che ospitava gli eventi principali, e poi c'era una con le cabins, che erano queste strutture che dovevano ospitare artisti in residenza o persone che volevano dormire nell'area. L'idea è nata un po' dallo sconvolgere l'idea di residenza d'artista e area di lavoro, unirle e proporre attraverso un workshop di costruzione una struttura nuda su cui poi gli studenti avrebbero ricoperto sperimentando con del materiale che andavamo a recuperare dal centro di riciclaggio di Darmstadt. Quindi poi questo era poi il valore formativo di questo workshop e dell'utilizzo dei materiali riciclati. Sono nate le cabins, questa è la struttura appena finita, ognuna aveva una sua caratteristica rispetto ai tubi, quelli sono i tubi del gas recuperati dall'azienda del gas, quelle invece dietro sono delle strutture in alluminio recuperate da un'azienda farmaceutica e dietro ci sono tutti gli scarti in legno usati nel workshop. L'idea era questa, cioè trasformare la residenza di artista in una infrastruttura che permettesse sia il riposo sia l'utilizzo informale al suo... alla base, quindi l'artista avrebbe dovuto avere contatti con tutti e sarebbe dovuto diciamo diventare decisamente pubblico. Questa era una visione dall'interno, questa invece è un po' una visione notturna, che visto che l'area era un'area verde, comunque faceva anche un effetto abbastanza scenografico.
Sei mesi dopo vengono abbassate le cabins, vengono demolite perché è finito il periodo del festival. Degli studenti, perché accanto c'è l'università, se ne prendono in gestione e costruiscono degli nuovi accessi e le trasformano in delle piattaforme dove passare il tempo. Quindi a poco la scintilla nata col workshop iniziale sta portando l'area ad essere un'area vissuta. Ora ci sono delle persone che hanno preso in gestione la menù, altre hanno preso in gestione il bar. Quindi vedete come quella scintilla poi, se viene dato ossigeno a quella scintilla, diventa a poco fuoco. Se no, comunque, come dicevo prima, c'è anche la possibilità di fare un passo indietro e dire che comunque in quell'area magari era la sua natura è quella di rimanere incontaminata. Qua non so che cosa è successo, però ecco, questa era l'ultima slide, c'era il nostro sito. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.